Buonasera e benvenuti al TG. L'ambasciatore italiano Zagabria, Pier Francesco Sacco, ed il console generale d'Italia a Fiume, Davide Bradanini, durante la loro tournée istriana hanno fatto tappa a Pisino, dove hanno incontrato il sindaco Renato Krulcic e i suoi collaboratori. All'incontro dell'ambasciatore Sacco e del console Bradanini con il sindaco di Pisino Krulcic hanno partecipato anche i rappresentanti della comunità degli italiani di Pisino e di vertici dell'Unione Italiana, il presidente Maurizio Tremul e il presidente della giunta esecutiva dell'Unione Italiana, Marin Corva. Presso il comune il sindaco ha esposto le linee chiave del settore economico cittadino che vanta 6 zone imprenditoriali, più una settima in cantiere. Ha evidenziato che la città che vanta il titolo di Smart City nella categoria piccole città in Croazia è indirizzata sempre più verso lo sviluppo sostenibile con un'organizzata gestione dei rifiuti. Orgoglioso di dirigere una città con una soglia di disoccupazione minore al 3%, ha citato anche lo sviluppo del settore turistico e l'impegno dedicato al settore prescolare e scolastico, così come il nuovo investimento nella casa per anziani. La città di Pisino esprime il suo desiderio e la sua disponibilità per una collaborazione di successo sia con l'ambasciata che con il Consolato Generale di Italia in Fiume, nell'interesse di tutti i nostri cittadini e di tutti i potenziali investitori italiani che hanno intenzione di venire a Pisino. Sì, sono molto soddisfatto con l'incontro, perché siamo sottolineare una buona collaborazione e con l'ambasciata e anche con la nostra comunità di italiani qui a Pisino. L'ambasciatore Sacco ha trovato a Pisino una realtà dinamica e di grande interesse, con una gestione del territorio sostenibile e capace di trattenere i giovani. Ha espresso la sua soddisfazione su questo incontro ed ha offerto la sua disponibilità alla città di Pisino quale punto di collegamento con possibili investitori italiani nella città. La mia impressione è molto positiva. Ho trovato un sindaco e un'amministrazione comunale innovativi e attenti alla proprio dimensione della trasformazione ecologica in cui tutti siamo impegnati, aperto a questa bella collaborazione con la comunità italiana e molto interessato a sviluppare maggiormente i rapporti con l'Italia. Io ho offerto al sindaco tutta la disponibilità mia, dell'ambasciata, dell'Istituto Commercio Estero, della Camera di Commercio Italiana in Croazia, del Consolato Generale a Fiume. Noi facciamo sistema e non c'è sindaco in Croazia, a maggior ragione dove ci sono comunità italiane che anche possono interagire, che non avrebbe ascolto, attenzione e seguiti in Italia rispetto a proposte, a iniziative che volesse presentarci. Krulcic ha esposto anche il progetto di una nuova zona imprenditoriale per la quale è stata realizzata tutta l'infrastruttura stradale necessaria. Io ho proposto al sindaco di mandarci documentazione, informazioni, schede su questa zona imprenditoriale, le sue caratteristiche, gli incentivi, le possibilità che offre a imprese che vogliono venire a interessarsi a quest'area della Croazia. Non dubito che lo farà, noi siamo a disposizione per veicolare in Italia questa documentazione. Anche il console Bradanini ha evidenziato la sua soddisfazione sul lavoro della municipalità. E sono anche, devo dire, molto grato al sindaco per aver illustrato un po' le principali attrazioni dal punto di vista economico e imprenditoriale della città, su cui insiste, se non ricordo male, su cui insistono, se non ricordo male, 7 zone di investimento, zone imprenditoriali, come vengono chiamate qui. Gli investimenti italiani in Istria ci sono e sono di successo. Nella vicina Albona c'è un piccolo cluster di imprese italiane. Noi speriamo, e su questo siamo a disposizione del sindaco, abbiamo garantito la nostra volontà di collaborare, l'ambasciata e il consolato, per cercare di individuare i settori principali su cui punta la città più nello specifico e le capacità concrete della città di attrarre investitori, quindi quali sono gli elementi principali di offerta agli investitori italiani, insieme al sindaco di individuare realtà italiane interessate a investire nella realtà di Pisino. I rappresentanti dell'Unione Italiana a loro volta hanno sottolineato la loro soddisfazione per l'ottima collaborazione esistente tra la comunità degli italiani e l'amministrazione municipale. Il presidente della giunta Corva ha ringraziato il sindaco per il successo di questa cooperazione.
devo ringraziarlo per tutto quello che mi viene riferito dalla locale comunità, che apprezza tanto la collaborazione con la municipalità. È un sindaco molto, molto disponibile, c'è anche questo interesse da parte dell'Unione Italiana di incentivare i rapporti anche nell'intento di sostenere le nostre comunità, la nostra comunità di Pisino. Questa comunità ecco, veramente particolare, che però sforna veramente volumi importanti, questi libri che sono stati pubblicati negli anni, veramente a dimostrazione della presenza della lingua e della cultura italiana in questo territorio. Il presidente dell'Unione Italiana Trèmol ha evidenziato il grande valore di questo rapporto di cooperazione ed anche l'importanza dell'incontro con l'ambasciatore Sacco e con il console Bradanini. Hanno un'apertura ampia verso le questioni della comunità nazionale italiana e anche verso la realtà degli esuli, in questo caso di Pisino in Italia, ed è un fatto estremamente positivo. Sicuramente la presenza dell'autorità diplomatico-consolare italiana in Croazia nei rapporti col sindaco rafforzerà questo impegno della municipalità nei confronti della comunità italiana di Pisino, che è già molto, molto elevato ed è ottimo, e farà comunque anche comprendere all'Italia che le risorse che l'Italia investe per il tramite dell'Unione Italiana sulle comunità degli italiani, sulla comunità nazionale in toto, in questo caso Pisino, sono delle risorse spese bene. Nella seconda parte della loro visita a Pisino, l'ambasciatore e il console sono stati accolti dai rappresentanti della locale comunità degli italiani nella sede del sodalizio. Dopo un anno di lavori è stata aperta la scuola dell'infanzia a Marzana. Il nuovo asilo potrà accogliere fino a 72 bambini, di più nel servizio che segue. Gioia e contentezza sono le espressioni che si potevano notare sui volti dei bambini, delle maestre, della direttrice dell'asilo, però anche sul viso del presidente del comune. Questo progetto per il comune di Marciana è un grande passo avanti, è la prova che il comune è davvero l'amico dei bambini. Siamo estremamente lieti di aver messo in funzione il nuovo asilo nido, che è stato costruito dalla fine del 2019 all'inizio di quest'anno. Abbiamo un totale di 4 gruppi educativi, ciascuno con una 60 di metri quadrati di spazio proprio. L'edificio si trova su un lotto di 2700 metri quadri, con 995 metri quadri di superficie utile e 987 metri quadri dell'asilo nido. La costruzione era piuttosto impegnativa, ma l'abbiamo portata a termine con successo, a soddisfazione di tutti. Le reazioni sono davvero estremamente favorevoli. Si tratta di un'unità educativa accanto alla scuola elementare di Marciana, quindi ci aspettiamo che ci saranno altre buone notizie in futuro. È una bella sensazione. Dopo molti anni abbiamo ricevuto un nuovo asilo, un nuovo edificio, secondo tutti gli standard pedagogici. Siamo molto emozionati. Oggi è il nostro primo giorno, siamo tutti felici. I bambini sono molto allegri e curiosi. Abbiamo molte attività davanti a noi, abbiamo molte idee. Finora siamo stati abbastanza attivi, perciò d'ora in poi lo saremo ancora di più. Presa in considerazione la situazione epidemiologica, non c'è stata una cerimonia d'apertura per l'asilo, però i bambini hanno segnato questa grande giornata piantando un albero di mele. Abbiamo domandato anche ai più piccoli cosa ne pensano del nuovo asilo. Ci sono molti armadi all'interno e ci sono giocattoli e ci sono persiane e pure gabinetti. Ed è bello avere tutto questo. Sì, è più bello del vecchio asilo. Sì, un po'. Durante la costruzione dell'asilo si è pensato a tutto, quindi l'ingresso all'asilo è uno spazio multifunzionale in cui, quando la situazione lo permetterà, si terranno eventi, mostre, rappresentazioni teatrali e altre attività. La nuova sede consentirà attività migliori e sostanziali, però anche un sollievo per i genitori che sono stati costretti a cercare un asilo nido fuori dal comune di Marciana per mancanza di spazio. Con il costo dell'arredamento, l'investimento totale è di 11,5 milioni di cune. La costruzione dell'asilo è per lo più finanziata da sovvenzioni per un importo di 7,2 milioni di cune, approvate dall'Agenzia per i pagamenti in agricoltura, pesca e sviluppo rurale.
E adesso andiamo a Krasica per parlare del gruppo vocale femminile della comunità degli italiani. Vanto della comunità degli italiani di Krasica è il gruppo vocale femminile a cappella che nel 2020 ha deciso di incidere un CD con le vecchie canzoni tradizionali popolari per salvaguardarle e tramandarle alle generazioni future. Il gruppo vocale esiste dal 2017, dal 23 gennaio. Cioè io sono venuta qua come mi hanno chiamato, avevo già tanti impegni, ho detto ma niente, proviamo, vediamo cosa succede, ma non vi prometto niente. E abbiamo, come si dice in dialetto, buttato una cantata così e da quel momento io mi sono innamorata in queste bellissime voci ed era veramente tutto spontaneo e veramente molto bello. Daniela Crevatin è la quarta voce del gruppo vocale Oleum. Ma insomma, come rinforzo per le mulle giovani, con le mulle giovani mi piace cantare tantissimo, è una maestra stupenda, brava, che dà tutto di sé e quello mi attira tanto. Forse sarebbe l'ora di smettere perché loro sono giovanissime, ma insomma andiamo d'accordo, le voci si combaciano. Veramente pensa che nella musica sia importante l'età? Penso di no, almeno no. Come che sento io, solo quando... Mi piace tanto questa compagnia, è così che mi diverto, non mi dispiace mai venire alle prove anche domenica, anche sabati o qualsiasi momento. La maestra Laura Pavletic ci ha descritto il gruppo di oggi. Siamo in quattro, quindi io come soprano primo, Alice Crisman soprano secondo, Timea Crisman e Daniela Crevatin. Il gruppo vocale ha avuto molti spettacoli dove hanno ottenuto grandi consensi. Ci siamo esibite nelle varie comunità, sia di italiani qua intorno a Buie, in Slovenia, e devo dire che l'uscita più importante, ecco, per il gruppo era anche a Omish, quando siamo stati all'incontro al Festival delle Clap, e anche a Buzet sul Kick Festival. E quindi ecco, è stato molto, molto bello, impegnativo, però siamo riusciti a fare veramente un ottimo risultato in questi anni che sono qua. Il repertorio del gruppo è molto vasto. Sia dai pezzi tradizionali, italiani, sloveni, così, e dopo la parte che anche ci teniamo molto, quindi traditional clubs, che piesme, quindi le canzoni tradizionali di dalmate o anche istriane. Notizie flash, 88 sono i tasti del pianoforte, così dal 2015 l'88esimo giorno dell'anno è il Piano Day, la giornata internazionale del pianoforte. La giornata verrà celebrata anche all'Università Popolare Aperta di Buie lunedì 29 marzo con il pianista Rok Zalokar presso il Duomo di San Servolo. Il concerto inizia alle 19.30 e l'entrata è gratuita. Dalla settimana scorsa il territorio della città di Legnano possiede due nuovi veicoli comunali destinati alle esigenze della raccolta differenziata. Grazie al progetto acquisto di veicoli municipali per la raccolta differenziata, la società Contrada SRL ha ricevuto sovvenzioni a fondo perduto per un importo di quasi 770.000 cune. Il sindaco di Rovigno ha bandito il concorso pubblico per il finanziamento dei progetti delle associazioni nell'agricoltura. Il valore complessivo pianificato per il concorso è di 50.000 cune. Il termine per presentare le proposte è il 14 aprile. Negli uliveti della penisola fervono i lavori di potatura degli alberi d'olivo in vista di un'altra stagione olearia. Ormai da un mese circa i piccoli produttori si stanno adoperando per rimettere i loro olivi nella condizione migliore per fruttare. Siamo nel pieno della stagione della potatura degli olivi, un periodo importante per un settore dell'economia agraria che nella regione istriana ha oramai lasciato il segno.
Lo ha lasciato in qualità di aziende produttrici con un certo peso in ambito nazionale croato, ma ha lasciato il segno anche tra i piccoli produttori individuali, sempre più riconoscibili in ambito europeo e i cui nomi sono un po' sulla bocca di tutti. Va ora preparata un'altra stagione della fioritura affinché l'oleoso frutto trovi tutte le condizioni ideali per poter essere spremuto. E che l'olio d'oliva nostrano sia da sempre peculiarità di palati fini, anche il dato secondo il quale questo nettare istriano ben 2000 anni fa veniva portato sulle tavole imbandite dei Cesari. L'Istria occupa la posizione più settentrionale del Mediterraneo. L'Alto Adriatico è infatti il lembo di mare antico che sale più a nord nel continente europeo ed è quasi un confine naturale dopo il quale l'olivo non cresce più. Per tale motivo l'olio proveniente da questo microclima è diverso rispetto alle altre produzioni del bacino mediterraneo. Da noi il frutto ossida di meno e tale insita caratteristica era nota fin dai tempi dei Romani. Ma come vanno i lavori negli uliveti? Per molti oleicoltori del Grisignanese si lavora di buona lena da oramai un mese. Abbiamo cominciato un mese fa, solo che dopo ha fatto un poco di freddo, ci siamo fermati e adesso abbiamo ricominciato di nuovo. Già ancora fa conto una settimana, 10 giorni di podatura. Quante sono le piante all'attivo in questo momento da voi? Ma 1600 piante, più dopo con mio fratello ancora altre 700, oltre 2000 piante. Possono bastare, vero? Credo sì. Il tempo sembra reggere, anche se a dire il vero l'inverno che ci stiamo lasciando alle spalle non ci ha sorpreso in fatto di escursioni termiche particolari. È stato inoltre un inverno caratterizzato da lunghi periodi senza precipitazioni, il che non favorisce la tutela naturale del frutto. Mosca dell'olivo e fitopatologie combinate anche quest'anno saranno all'ordine del giorno, soprattutto prima della raccolta ad ottobre. Malattie. I gas sulla pelle, sui cimetica, con le brose. E se imposto i sessuri, i cimeti. Mosche? E mosche, sai, anche mosche sulle biancherie, sai mosche. Tante mosche. Sì. Un altro anno difficile allora. Pensiamo che un altro anno così meglio, no? Sprizzare per via delle mosche. La potatura dell'olivo è anche frutto di una lunga tradizione. I rami devono trovare la luce del sole che favorirà la crescita del frutto. Idem per quanto riguarda l'impollinatura del fiore alla base. Onde addivenire a questi altri principi volti ad una buona annata, il sapere viene tramandato di padre in figlio e come sempre la tradizione passa ora ai produttori più giovani. Bisogna rispettare, tagliare tutti i rami vecchi, sutti via, e quelli che va su in alto, tenerli bassi, far tipo che sia come ombrella, che sia anche facile per dopo raccogliere le olive, no? E nettare più possibile, che resti spazio, che sia tutto netto in mezzo, no? E altro aria. Che c'appi ben aria. Che dopo se no resta grani minudi, no? Che sia grani più grossi. Seppure l'Istria con i suoi circa 5 milioni di piante d'olivo non possa ancora competere sul mercato mondiale in fatto di quantità, questa regione lo sta già facendo da tempo in fatto di qualità. Su quest'ultima, che ha proiettato i piccoli produttori nostrani tra i migliori del mondo, non spenderemo futili parole. Ciononostante, in questo periodo caratterizzato dalla pandemia, le nubi all'orizzonte per il settore sono purtroppo più di una. A preoccupare gli oleicoltori due cose sostanziali. La resa dell'anno scorso, ovvero la resa del frutto, è stata modesta, ma l'incognita più grande è quella attinente il futuro del settore, dato che il Covid ha reso piene le cantine e il mercato assorbe molto meno di prima. Ed è tutto per questa edizione, grazie per averci seguito, buon fine settimana.